ice cream per astronauti, ovvero gelati confezionati per astronauti. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel, sono Mr. Nobody e... come sono contento quest'oggi, perché sono riuscito finalmente, dopo un sacco di peripezie, a farmi arrivare quello che in realtà vi ho già spoilerato nel titolo di questo video, del cibo per astronauti. Però prima di tutto fatemi fare un secondo, una piccola prefazione giusto qui all'introduzione. Dicevo, a proposito di un sacco di peripezie, infatti l'idea per questo mio video mi è venuta in realtà un po' di mesi fa, mentre stavo visitando New York, più precisamente all'interno dell'Intrepid Museum, che è questa sorta di gigante portaerei adibita a museo della aviazione, elicotteri, cose dello spazio eccetera. Infatti, a proposito di spazio, c'era un vero e proprio shuttle all'interno di un hangar, e all'interno di quello stesso hangar c'era anche uno shop della NASA. Proprio lì infatti mi è venuta in mente l'idea di andarmi a recuperare in qualche modo del cibo per astronauti, che poi in realtà ho scoperto che la maggior parte del cibo per astronauti è molto 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 simile alle razioni K, insomma alle razioni per i militari, un po' come quella che vi ho fatto vedere all'interno di un video, insomma. Però c'è un'azienda americana che produce qualcosa di super particolare sempre per gli astronauti e spediva le cose soltanto in America. Però perseverando un po' sono riuscito a farmi inviare un po' di cibo per astronauti, per cui ho pensato questa cosa: al posto di assaggiare soltanto io tutti questi 5 pacchetti, ho deciso di condividere ogni singolo pacchetto con una persona diversa, in modo che possiate avere anche delle reazioni diverse da quella mia. L'unica cosa che mi rimane da fare è contattare un po' di amici parlanti lingua italiana che possano condividere questa cosa con me e con voi. Ciao Stay, ho una proposta. Allora, sai che faccio video su YouTube che dove assaggio le cose, vero? Sì. Mi è arrivato il cibo per astronauti. Dai, oh, un quarto d'ora e sono lì. A posto, abbiamo la prima cavia. Però in realtà a questo punto, mentre mi preparo per andare dalla prima cavia, magari fatemi contattare una seconda cavia. Vediamo qua, ok. Ehi là! Ciao Gabe! Dove sei? Ah, in palestra, tra quanto finisci? Mi è arrivato il cibo per astronauti e ho bisogno di una cavia. Aggiornami solo quando è finita, allora, va bene? Dai, ciao! Mi aspettavo in realtà un po' più di diffidenza, ma in verità, quando si parla di cibo gratis accettano tutti quanti. Ok, abbiamo lo zaino. In più forse è il caso che cominci a fare un po' di unboxing di tutte queste cose che mi sono arrivate prossimamente. Ok. Ehi, ehi, sono qua sotto. Ehi buddy. Per cui stavo tentando di capire come funzionano queste cose qua, come fa a esserci un gelato all'interno di una busta. Sì, è priva di aria all'interno, però insomma è un gelato, capito? Freeze dried ready to eat vanilla. Per cui il processo con cui fanno questi gelati, almeno da quanto spiega qua, si chiama freeze drying e praticamente mantiene la forma del gelato come un classico gelato con la vaniglia in mezzo e due biscotti, andandolo a disidratare e a congelare nello stesso momento. E dice che poi basta semplicemente la tua saliva per reidratarlo e il gusto è quello di un gelato. Are you ready? Cioè il pacchetto è molto molto bello con Marte, con il robottino. Sono curioso. Vai. Ok, quindi c'è un'altra busta all'interno. È un gelato in mezzo con due biscotti al cioccolato all'esterno. Cioè la forma ce l'ha ancora, solo rotto il è biscotto. È tipo no, gelato. Esatto. Tu che sei quello che mi ospita avrai la parte più intera. Che fortuna. Cheers, il primo assaggio di cibo per astronauti. Wow, all'inizio sai cosa mi ricorda? Una meringa. È una meringa. Come consistenza. Poi dopo appena si bagna con la saliva, sa di gelato alla vaniglia, sì, con i biscotti. Cioè di quelle caramelle al latte dentro la confezione bianca, le... Esatto. Però non è male. Cioè ci sta. È buono, è buono. Ma gli stuzzicadenti nello spazio ce li avranno adesso per togliermi tutta sta roba dai denti. Basta che lo bagni. Questo primo assaggio di cibo per astronauti non è niente male. E mentre mi stavo sistemando per uscire da questo appartamento, mi ha risposto il secondo ospite che ha accettato la mia proposta di assaggiare questi cibi spaziali, o comunque cibi che sarebbero finiti poi nello spazio. Di corsa, prima che il sole scenda, così riesco a recuperare ancora un po' di clip con la luce, insomma. Pete, noi ci vediamo dopo, grazie mille per questo assaggio. Bella. Questa prossima location la conosco benissimo e c'è una bellissima vista su tutta Nottingham. Non come qua, che si affaccia su un parcheggio. Ah, però da qua si vede il comune laggiù. Street floor.
Ok, questa è la prossima location. Guardate che roba che c'è da qua. Ve lo stavo dicendo, c'è una vista pazzesca, a parte questa gru. Quando è che la tolgono quella roba lì? Mai. È stata qua da troppo tempo. Quella là dietro invece è la Motorpoint Arena, l'arena dei concerti di Nottingham. Tu sai già cosa ti aspetta perché tu hai tolto il telefono? Sì. Gelato per astronauti. Lattine. No. Il lattino, gelato no. E lattine. Dunque, siamo arrivati al secondo ospite della giornata. Naturalmente, come ho già fatto prima con Stefano, anche tu sei Stefano, per cui hai la scelta. Questo qui è un sandwich all'ice cream napoletano. È quello devi prendere per forza. Da bravo campano. Neapolitan ice cream sandwich. Esatto. Ma questo forse è colorato all'interno al gelato. Questo è un rettangolo intero, prima era tutto sbriciolato. Ma questo... Ok, prenditi quello con la sembra l'ouvre. Esatto. Io lo assaggio. Vai. Sembra un bourbon, quei biscotti inglesi al cioccolato, mm-hmm. con un marshmallow dentro. Sai cosa ho detto? Strawberry marshmallow. Invece. Una meringa. Anche. È vero? Vero. Sì. Questo molto centrale è molto più meringa. Altro più marshmallow, tipo alla fragola. Questo qua sarà il cioccolato, spero. O nocciola, sì. Ah, dai, non è male. Oh, potevamo fare gli astronauti. Give me a 1 to 10. Dai, un 6.5, 7 darei. Okay. Perché il biscotto non è male. Facciamo un altro esperimento. Lo metto nell'acqua. Si sta sciogliendo. Se, guarda, se lo schiacci senti tipo una spugna. Sì, è vero. È il tuo momento di andare. È stato un piacere. Grazie vediamo. Mille per l'ice cream. Ci vediamo dopo. Ground floor. Ehi là, sono qua sotto. Mi apri tu o devo schiacciare qualcosa? Ok, arrivo. Ed eccomi all'interno del palazzo della terza location. Questo è un labirinto. Non so neanche se questo è l'ascensore giusto perché c'è un altro. Quanti? No, qua c'è un garage. Gabe, l'ascensore non funzionava. No. Siamo arrivati al terzo ospite. In realtà, come sto sempre dicendo, in realtà sono loro ospite. Faccio solo scegliere a Gabriele. Oh. A cui rimangono però soltanto 3 scelte. Gabriele ha fatto la sua scelta e non sa assolutamente nulla di tutta quanta la cosa. So solo che è roba pazza. Esatto. Come sotto. Use it by NASA. E ti segue. Ok. Ci sono. Ok. Sì. È un cookie di gelato. Questo è come il primo che ho provato. Sembra quelle cose che per tutti quelli come me che sono stati in un disastro post-apocalittico, okay. Tipo Fallout. Sì. Sono quelle cose che puoi trovare lì e ti danno un sacco di radiazioni. Cheers. Questo qui. Questo qui. È gagliardo. È molto buono. Mi piace. Una volta che si scioglie un pochino e che si è idrata, è davvero. Cioè, è buono. Mm-hmm. Meringona. È una meringona. È una meringona non così dolce come una maringa. Bravo. Esatto. Beh. Dicono tutti la stessa cosa. 1 to 10. 1 to 10 ci do un bell'otto. Perché, se penso agli astronauti, se lo devono mangiare. Esatto. Quando sono lassù che si mangiano quelli barattolini e poi si trovano questo, secondo me loro un bell'otto se lo prende. Sì. Anche secondo me. Per cui si conclude così anche questo. Cos'era il terzo? Tu sei il terzo? Io sono il terzo. Ok, perfetto. Quello di mezzo, quello di boa. Esatto, devo andare a trovare qualcun altro per fargli assaggiare questi gelati matti degli astronauti. Perso di qua. Qui a questo punto, per concludere questo video in maniera un po' più dinamica e un po' più veloce, direi di accomunare il quarto e quinto ospite. Salve. Introduciamo anche l'ultimo ospite della giornata, ovvero il buon Francesco. Ciao a tutti. Quindi le ultime due cose che ci rimangono sono un ice cream mente cioccolato e un ice cream al cioccolato con dentro dei pezzettini di cioccolato. Io menta. Ma è posto tipo nei tempo. Ha dimenticato il biscotto. Ma dov'è? Non è che l'hai lasciato qua dentro? In questo non c'è. In questo non c'è il biscotto. Non mordo. Di buono è buono. Ok. Si sente la menta. L'unica roba è che la consistenza è la meringa. No, è dei gessi quelli per la lavagna delle elementari. È vero. Quelle cose là. Non lo so se l'avete mai mangiato, comunque è quello. È polveroso. Ma questo è il cioccolato? Questo c'è il biscotto? Non lo so, no, sembra quello di Mauro, solo che è tipo più scuro.
Che è cioccolato. Questo è quello che è il fango secco sotto le scarpe. Sembra quello che è stata parecchi giorni vicino. Pietra pomice, un po' più scura. Ah. Eh sì, però la consistenza a me mi dà un po' fastidio. Ne metterlo in bocca e scioglierlo. È come un lecca lecca al tufo. Avrei dovuto fare tutto il video con te comunque. Questo spacca. È buonissimo. Hai capito gli astronauti? Quindi si conclude in maniera molto molto positiva, non me l'aspettavo. Molto che anche... gessosa. Detto questo, noi ci vediamo tra pochissimi giorni con un sacco di cose nuove, perché ho in serbo delle cose molto frizzanti. That's it for today, take care and see you later. Ciao. Da qui viene il detto pucciare il biscotto. Ma cosa c'è?